Aurelio Baffetti, Davide Nomiti, la partita non era di quelle più complicate, però la situazione dell'influenza, degli infortuni, delle ultime settimane aveva messo un po' di tensione forse su questa gara. Alla fine avete vinto tranquillamente. Sicuramente, avevamo quattro defezioni importanti con l'influenza, Calì infortunato, però i ragazzi sono stati concentrati, ha detto ormai non ci possiamo nascondere, non siamo partiti con l'intento, ma siamo primi, dopo 11 partite, 10 vittorie e un pareggio ci avrei messo la firma a sangue prima di iniziare. I ragazzi sono stati concentrati, 10-0 ragazzi, e poi niente, ma c'è da ancora da lavorare, da finire la regular season e poi il terno dei playoff, però insomma. Sicuramente questa squadra vi ha già spedita, a questo punto al primo posto bisogna conquistarlo, anche perché sappiamo il risultato della Ragno, vedremo come farà l'Erici, comunque sia, si sta mettendo bene. Sì, oggi c'è un altro un bello scontro, l'Erici Livorno, che insomma è una delle squadre che sta più in forma, ma non ci siamo esaltati neanche quando diciamo 9 vittorie, non ci siamo buttati giù neanche dopo il pareggio, andiamo avanti, sappiamo che dobbiamo lavorare, la strada è lunga, dobbiamo arrivare a maggio ai playoff, dunque, però insomma la squadra sta reagendo ottimo. Davide Nomiti, una vittoria di testa possiamo dirlo, perché avete subito messo l'approccio migliore e avete poi risolto la pratica senza grosse difficoltà. Sì, diciamo ero abbastanza preoccupato, anche se il Tolentino era l'ultima squadra messa in classifica. E all'ultimo abbiamo avuto un po' di problemi con influenze varie, infortuni, quindi diciamo che pure noi eravamo un po' in dubbio su come potesse andare l'andamento della partita, invece siamo entrati concentrati, anche i ragazzi che hanno giocato hanno dato quello che dovevano, insomma hanno fatto il loro, Flavio Molinari, Tommaso, Quarta, Danny e anche Pietrino, insomma hanno fatto bene. E' qui importante questo fattore per fare in modo che ci siano ancora più scelte per le prossime partite e anche in ottica playoff magari. Sicuramente sì, anche perché l'età non conta, se sei forte giochi, quindi l'importante è che loro si impegnino, danno tutto. Io non sono eterno, quindi pure questi ragazzi devono dare il fritto per poter dimostrare che possono giocare con noi. Alcuni che anche oggi stavano qua, erano convocati, possono tranquillamente giocare con noi, però ovviamente lo devono dimostrare tutti i giorni. Volevo sottolineare quello che ha detto il capitano, oggi hanno giocato 3 2007, portiere 2005, sabato c'erano 2008, insomma stiamo anche intensificando sul settore giovanile, insomma è quello che vogliamo per Civitavecchia.